Buonasera, benvenuti alla scuola, naturalmente un benvenuto speciale al nostro ospite Walter Veltroni. Parliamo di cinema italiano, come sapete, e abbiamo una persona che ne può parlare davvero in maniera unica, credo, perché ne può parlare quasi da tutti i punti di vista possibili, direi. Come ministro dei beni culturali con delega allo spettacolo, senz'altro ha avuto una visione e ha delle idee sul cinema, sul ruolo del pubblico, e forse toccheremo qualche aspetto di questo. Poi, come sindaco di Roma, sapete, ha promosso il festival Ora Festa del cinema, e quindi anche su questo ci sono degli spunti. Poi c'è il lavoro come regista, naturalmente, i due film, uno che tra l'altro è in sala a Pisa questa sera, e so che il nostro ospite comparirà anche là più tardi. Poi ha scritto sul cinema, ha scritto alcuni volumi sul cinema che forse avete letto. Ha scritto non soltanto sul cinema, come sapete, e mi piace ricordare in particolare un romanzo che ha scritto, perché c'è un aspetto normalistico, non so se lo sai, perché una nostra allieva, ora ex allieva, ora perfezionata in filosofia, Susanna Nicchiarelli, che è nostra allieva, ha trasposto in un film un romanzo di Walter Veltroni, La scoperta dell'alba, del 2006, del 2013, questo è diventato appunto un film. Quindi parliamo di cinema e non so se tutti questi aspetti riusciranno a comparire. Io ho già avvertito il nostro ospite che c'è uno spot in questo momento. Non diamo la parola agli sponsor, non temere, ma annunciamo gli eventi prossimi. Quindi il prossimo evento dei nostri incontri è in realtà un incontro non innormale, un incontro fuori dal normale, ma che fa parte di questa serie, ma lo spostiamo alla Fondazione Palazzo Blu. Avremo Mimmo Palladino e il giorno è il 4 giugno. Sto naturalmente menando il camperlaia perché non sta passando l'immagine, io posso parlarne lunghissimamente, ma forse è bene che ci rinunci, perché altrimenti dovrei parlare per delle ore. Quindi è il 4 giugno ed avverrà Palazzo Blu. Come sapete, quello stesso giorno si apre una mostra a Palazzo Blu che è curata da un nostro ricercatore, Giorgio Bacci, e siete tutti quanti invitati naturalmente. Vedrete un pezzo bellissimo di Mimmo Palladino tra poco, alla fine di questo incontro, tra l'altro qui fuori. E dopo questo, rinuncio a farvi vedere l'immagine, avremo Silvio Garattini, verso metà giugno, e il tema di cui parlerà è molto diverso dai precedenti. Il tema è il cancro, perché è difficile curare il cancro. Il tema, conoscete Silvio Garattini, del direttore dell'Istituto Mario Negri, farmacologo. Torniamo quindi a noi, torniamo quindi a Walter Veltroni, che ringrazio ancora per essere qui e darci alcune delle sue riflessioni. Ti do la parola e ti ringrazio ancora. Allora, in primo luogo sono io che ringrazio il direttore, ringrazio la Normale e ringrazio tutti voi per essere presenti per parlare di cinema. In realtà, diciamo, il cinema è una materia che è difficile fare oggetto di parole, perché per sua natura è fatta di altro, è fatta di immagini, e quindi il cinema si vede più che sentirne parlare. Nanni Moretti ha celebrato tutto questo con quella famosa frase, no? Il dibattito no, che ha giustiziato una delle cose in verità più belle che c'è, cioè la discussione dopo il film, che è sempre una cosa molto appassionante, perché si scopre sempre che ciascuno ha visto un film diverso da quello che hanno visto gli altri, e spesso da quello che l'autore ha fatto. Adesso a me capita, in questa mia nuova veste, di fare delle discussioni dopo il film e di scoprire che appunto sono state viste cose che diciamo l'autore non aveva immaginato. Però invece a me piace molto parlare di cinema, e penso che la Normale abbia fatto bene a dedicare al cinema una riflessione, in fondo in continuità con la sua vocazione, perché il cinema è stato, e quando abbiamo discusso del titolo con gli organizzatori
all'inizio si pensava di dire il cinema italiano oggi, poi io ho chiesto di togliere questa espressione oggi, perché in fondo se c'è qualcosa di atemporale, qualcosa di difficilmente organizzabile e definibile in uno spazio di tempo riconoscibile, è proprio il cinema. Diciamo la sua immortalità è di tutte le arti quella più evidente, no? Nel senso che qualcosa che è stato materia, non un quadro, non una scultura, ma materia, cioè esseri umani in carne ed ossa, ripresi da una macchina da presa, resistono nel tempo e vivono nel tempo superando ormai secoli. Pensate al primo cinema, al cinema di Méliès, a uno dei primi cinema, il cinema di Méliès, visto ancora oggi, è tanto affascinante da far venire voglia a Martin Scorsese di fare un film sostanzialmente dedicato a Méliès. Il cinema, diciamo, è di tutte le arti quella che ha una dimensione con la psicologia dello spettatore probabilmente più complessa. L'esperienza cinematografica è un'esperienza che avviene in una condizione psicologica del tutto particolare, cioè gli spettatori escono di casa, vanno in un luogo buio, nel quale il tempo si ferma, nessuno diciamo, guarda l'orologio al cinema, poi verrò alle forme moderne di consumo cinematografico, ma diciamo in termini ideali nessuno guarda l'orologio al cinema, esisteva al massimo il primo e il secondo tempo, ora non esiste giustamente neanche più quello. Tutti noi vediamo delle persone sullo schermo che sono più grandi di noi, questo avviene solo al cinema, non avviene a teatro, non avviene in... nelle altre, evidentemente non parlo delle arti figurative, ma in tutte le arti dello spettacolo, l'unica dimensione nella quale questo avviene, non avviene in televisione ovviamente, è il cinema. E guardate che questo tema della grandezza dell'immagine, della condizione psicologica del buio, dell'esperienza collettiva, vedere un film insieme e vederlo da soli è tutt'altra cosa, costruisce una relazione di tipo psicologico tra il cittadino che è uscito di casa ed è entrato al cinema e il prodotto cinematografico che ha una sua assoluta originalità. Perché al cinema ci si emoziona? Si piange, si ride, si prova paura, cioè si hanno quelle sensazioni che si hanno nella vita perché è la sua macchina narrativa e persino la sua struttura tecnologica e quel tipo di rapporto che si stabilisce tra lo spettatore e il fascio di luce che viene proiettato sullo schermo crea una condizione di assoluta partecipazione dello spettatore a quello che accade. Se voi ci pensate, quando nacque il cinema con i fratelli Lumière, l'arrivée du train à la gare de Lyon, quando il treno inquadrato dai fratelli Lumière si avvicinava alla stazione, gli spettatori fuggivano dalla sala perché erano convinti, ovviamente diciamo, razionalmente non potevano essere convinti di questo, ma la paura al cinema è anche quella irrazionale. Tutti sappiamo che è un film, tutti sappiamo che sono degli attori, tutti sappiamo tutto, sappiamo che è un gioco, eppure abbiamo paura. Ci commuoviamo per attori per personaggi che muoiono, ma sappiamo che quei personaggi sono attori. Cioè il grado di coinvolgimento psicologico è un unicum. Poi naturalmente per i più raffinati ci sono le sindromi di Stendhal, ci sono tante altre cose, si può ridere o piangere. Io ho scritto un libro su un pianista jazz che poi è diventato anche un film girato da Riccardo Milani con Kim Rossi Stewart. Ho scritto un libro su un pianista jazz che non conoscevo, italiano, perché rimasi colpito dal fatto che mi era stato regalato, appena diventato sindaco e sapendo che ero appassionato di jazz, una signora che lavorava in comune mi regalò un disco
inciso da questo pianista. Io misi questo disco la sera, allora c'erano i lettori di dischi con la cuffia, e cominciai a piangere. Mia moglie si girò, si chiedeva se ero impazzito, e io non mi spiegavo perché mi facesse piangere quel brano musicale. Poi ho scoperto che quel brano musicale Luca Flores, che era il pianista in questione, lo aveva inciso 15 giorni prima di togliersi la vita in una casa di Montevarchi, qui vicino insomma, in regione. Quindi è del tutto evidente che anche altre forme d'arte possono avere una... però parliamo di casi rarissimi. Non c'è... se un film lascia senza emozioni lo spettatore, vuol dire che il film non è riuscito. Sì, poi uno come spettatore può anche fare delle considerazioni autocritiche su se stesso, nel senso che se non si è fatto prendere dall'emozione forse è perché aveva troppe difese alzate o tante altre cose. Ma insomma, tutto questo per cominciare dicendo questo: il cinema è un unicum nella relazione interna al mondo della produzione culturale e intellettuale tra il prodotto e lo spettatore, per questo grado di coinvolgimento psicologico assolutamente unico. Al cinema c'è il silenzio. Il silenzio è una condizione necessaria al cinema. Infatti io devo dire che, in questo forse invecchiando anche, provo un'autentica sofferenza per le moderne forme di consumo cinematografico. Sono reduce dall'aver visto in una sala in cui eravamo in 8, e già questo, anche perché la sala era di 600 persone, Antonino che è qui, l'Europa che è vicino alla nostra casa, film Interstellar, bellissimo film, un film fatto di grandi spazi e di silenzi. I grandi spazi e silenzi venivano violati da dei diabolici mangiatori di popcorn che, diciamo, prescindendo dallo sforzo che il regista aveva fatto per costruire il tessuto emotivo del silenzio, divoravano bidoni di... Poi ci sono quelli che guardano il cellulare durante il film, quelli che usano l'iPad, forme di barbarie. Io sono un uomo, come è noto, assolutamente tranquillo, e l'unica cosa, infatti mia moglie non vuole più venire al cinema, l'unica cosa che mi fa impazzire è quella lì, cioè quando io vedo uno che usa l'iPad al cinema mi viene voglia di dirgli vada a casa sua, cioè ma questo ci introduce a uno dei temi sui quali forse è utile riflettere, cioè il rapporto tra televisione e cinema. Cioè si costruiscono generazioni abituate a consumare il cinema in televisione che, quando vanno al cinema, pensano che sia un prolungamento su uno schermo di pollici più grandi del consumo televisivo. Ma mentre il consumo televisivo è per sua natura rapsodico, cioè è difficile che si abbia la concentrazione religiosa che c'è nella fruizione di un film, quando a casa c'è quel telefono che suona, quello che si alza e va a fare la pipì, quello che dice la cosa che gli è venuta in mente, tutte cose che al cinema sono proibite, dovrebbero essere proibite, perché nel novero delle follie ci sono anche i commentatori, quelli che commentano il film durante il suo svolgimento e dicono quello che mi è piaciuto, non mi è piaciuto, quelli che l'hanno visto e anticipano quello che sarebbe... Cioè, diciamo, ci sarebbe motivo per un intervento delle forze dell'ordine, ma diciamo, per ora non lo richiediamo. Però si fa strada una confusione della fruizione tra il film visto in televisione, che è una cosa, e il film visto al cinema. Perché, guardate, è un anacronismo che il cinema abbia resistito. Come si spiega il fatto che resista un'arte che è stata sostanzialmente portata nelle case di ogni essere umano? Ma non nelle case, nei telefoni. Appunto, sul treno si vede la gente con l'iPad che guarda un film. Com'è che resiste il rito della sala? Com'è che le persone hanno voglia di guardare a che ora inizia, di uscire di casa, di affrontare, diciamo, gli esercenti cinematografici sono entusiasti quando piove, perché quando piove la gente va di più al cinema, che se volete è un altro paradosso, quando piove uno vorrebbe stare a casa e invece la gente esce per andare al cinema. Perché succede tutto questo? Per questa meravigliosa magia, per questa unicità, perché chiunque va al cinema sa che forse vivrà un'emozione. E siccome le emozioni sono le cose più importanti della vita,
A nessuno di noi basta quelle che vive, le va a cercare, le si va a cercare sui libri di storia, nei romanzi, nelle opere d'arte, e poi le si cerca nella forma particolare che abbiamo detto, nella religiosa osservazione per un'ora e mezzo o due ore o di più, di un prodotto cinematografico. In Italia il cinema è stato particolarmente importante. Se voi ci pensate, fino, come in altri paesi come gli Stati Uniti, diciamo, la televisione è arrivata prima, da noi la televisione è arrivata nel 1954. E fino a quel momento il cinema è stato tutto. I più anziani tra voi ricorderanno quando si andava al cinema. Siccome non si deve mai pensare che il passato sia sempre migliore del presente, noi apparteniamo ad una generazione di barbari, anche noi, che andava al cinema non guardando l'orario dell'inizio del film, ma si andava al cinema, si entrava a un certo punto, si vedeva il film, poi si andava via, siamo arrivati qui, si diceva, e qualcuno rivedeva il film due volte, si fumava al cinema, per cui il povero regista che aveva fatto tutto il lavoro per la fotografia vedeva queste gigantesche, si aprivano le volte dello schermo per far uscire il fumo. Però ci ricordiamo che lo spettacolo cinematografico era non solo il film, ma era per esempio il cinegiornale. C'erano degli infernali cinegiornali prodotti con una specie di linguaggio satirico che faceva rabbrividire. C'era uno che si dedicava a fare lo spiritoso nel racconto delle cose che accadevano, e però quella era la televisione al cinema. Si andava al cinema a vedere che era successo. Mussolini è stato visto al cinema, non è che è stato visto in televisione. Sì, è stato sentito alla radio, nelle piazze, con le amplificazioni, ma diciamo il mito di Mussolini, la fisicità di Mussolini è stata trasmessa dall'Istituto Luce, da quelle cronache, da quei racconti che facevano parte integrante dell'offerta cinematografica. Al cinema si è fatta storia. Il cinema è stato, per esempio, per il fascismo uno strumento, come per tutti i regimi, compreso quello comunista in Unione Sovietica, è stato uno strumento potentissimo di propaganda e di manipolazione. Se uno guarda quello che il fascismo ha fatto per il cinema, anche facendo cose mirabili, perché per esempio il fascismo aveva una sua modernità, no? Nel senso che fu un elemento di modernizzazione del paese indubbio, certo, diciamo, una modernizzazione pagata al prezzo di una dittatura, di una guerra e delle leggi razziali, però per esempio Cinecittà è stata un'invenzione del regime e tante altre cose. Molti dei cinema italiani sono cinema che sono stati costruiti fisicamente perché per il fascismo il cinema, essendo, come si diceva, di tutte le arti la più potente, era uno strumento essenziale per la manipolazione delle coscienze. E che si giocava su due piani, perché si giocava col cinema ideologico e si giocava con un certo cinema rassicurante, e cioè un certo cinema che doveva servire ad accompagnare un clima, diciamo, acritico e privo di coscienza delle contraddizioni sociali, politiche del tempo, come fu il cinema, una parte del cinema degli anni del fascismo. Ma se vogliamo parlare, sì, possiamo naturalmente risalire prima, ma per comodità possiamo far data a Ladri di biciclette per cominciare questa nostra conversazione sul merito. Forse il cinema italiano comincia con Ladri di biciclette. Naturalmente sto dicendo un'eresia, nel senso che storicamente c'è tantissimo prima, però adesso stiamo qui in una fase divulgativa, diciamo così, e quindi mi verrà fatta grazia di questa considerazione. Ma insomma, mettiamolo in maniera più precisa, il cinema italiano del dopoguerra comincia con Ladri di biciclette. Ladri di biciclette è un capolavoro assoluto, è un capolavoro perché Ladri di biciclette, come tutto il cinema di De Sica e Zavattini, è uno strano impasto di cose tra di loro diverse. C'è il realismo, non per caso quel filone si chiamerà neorealismo, e cioè l'osservazione dell'Italia uscita dalla guerra, nella sua crudezza, in fondo appunto è il furto di una bicicletta.
c'è della poesia, e questo era Zavattini soprattutto, una poesia che arriva anche a dimensioni, diciamo, da realismo magico sudamericano, per esempio in Miracolo a Milano, la cavalcata della scopa, no? Nel neorealismo c'era una cosa che più, diciamo, asincronica col neorealismo non poteva essere, ma c'era, perché Zavattini e De Sica avevano questa. Umberto D è una storia che ha una sua tenerezza, un suo dolore interiore, un suo intimismo. Quindi per me quel cinema lì è il laboratorio delle virtù del cinema italiano, che poi esploderanno nel corso della sua storia. Il cinema italiano è stata sempre una delle più grandi industrie nazionali, e noi siamo famosi nel mondo anche per il nostro cinema. Lo siamo stati, appunto, ho citato De Sica, ma potete immaginare tutti gli altri nomi, lo siamo: Cannes in questi giorni, Garrone, Sorrentino, Nanni Moretti, Sorrentino che ha vinto l'Oscar. Non è solo una storia del passato, è un nostro talento. Ciascun paese ha, per ragioni che attengono alla sua storia, alla sua identità, alla sua cultura, ha un talento. Noi abbiamo un talento cinematografico. Sappiamo immaginare storie, abbiamo una capacità di visione che trasferiamo sullo schermo con una certa facilità. Il cinema italiano fu una potenza industriale. A quel tempo si giravano tantissimi film, tanti attori giravano più di un film in un giorno. Leggendari Totò e Sordi. Totò girava anche 3 film al giorno, e c'è una storia che ha raccontato Fellini, e che non si sa, come tutte le storie che raccontava Fellini, se erano vere o se erano finte, ma lui raccontava che Totò non vedeva praticamente più, perché i suoi occhi erano stati mangiati dalla potenza delle luci che servivano per fare il cinema a colori. All'inizio del Totò fece il primo film, Totò a colori, quello del mitico sketch del Vagon lì con l'onorevole Trombetta. E lui fece i primi film a colori, e insomma le luci che servivano allora per impressionare la pellicola a colori erano molto pesanti, e Totò praticamente non vedeva più niente. Però racconta Fellini che l'ultimo Totò, che non vedeva niente, veniva portato sul set, quando il regista diceva azione, trovava magicamente tutti i movimenti come se ci vedesse perfettamente. Alberto Sordi girava 3 film al giorno, e trasferendo quell'energia frenetica in tutte le sue opere. Siamo stati il teatro di grande cinema americano che è venuto a girare qui, da Vacanze Romane fino a Ben-Hur. Se voi a Roma, una generazione intera, non c'è uno che non abbia lavorato a Ben-Hur. Anche lì vai a capire se è vero o no. Io mi ricordo uno che mi accompagnava quando facevo i primi comizi, e che anche lui naturalmente aveva lavorato a Ben-Hur, e che mi raccontava che era stato cacciato perché durante una scena di massa l'aiuto regista lo aveva visto che lui stava con le braccia così. E allora gli aveva detto che non andava bene, e lui, da romano saggio, gli aveva detto: scusi, ma lei chi glielo dice che ai tempi di Ben-Hur non c'era uno con le braccia così? E aveva ragione anche lui, però diciamo, gli americani ragionano in un altro modo, come è noto. E a Roma sono venuti a girare tutti. Roma era, appunto, era Hollywood sul Tevere, no? È stata l'altra grande patria del cinema mondiale. Hollywood, Cinecittà. Hollywood più industria, Cinecittà più talento, poesia, diciamo struttura narrativa. Ed è il tempo in cui emergono alcune delle figure decisive della storia del cinema italiano. Per questo non oggi, per esempio, Fellini. Oggi Fellini è molto poco visto, molto poco visto. In televisione non passa quasi mai, anche per complesse vicende di diritti legate ai suoi film. Al cinema si vede raramente. Sì, ci sono i DVD, ma quelli li compra chi ha già deciso di vedere Fellini. Fellini è il cinema allo stato puro. Io sono innamorato di Fellini, è stata una delle mie, diciamo, iniziazioni al cinema, Fellini.
Ho anche avuto la fortuna, perché lui era molto amico di mio padre, di conoscerlo e anche di viverlo nell'ultimo tempo della sua vita, quando, per darvi un'idea, io mi ricordo ancora una sua telefonata a casa, angosciato perché gli avevano fatto fare 2 ore di anticamera in Rai un funzionario senza riceverlo, quasi per umiliarlo, per dimostrare che il funzionario era più importante di Fellini. Ma Fellini è, diciamo, non definibile. Com'è il cinema di Fellini? È neorealismo, è realismo magico, è indefinibile. È fantasia allo stato puro. È il primo di quella generazione lì. Ho citato Méliès prima, che se mi si chiede qual è il regista più alle origini di Fellini, mi viene in mente Méliès. Ma Fellini era assolutamente lontano da una dimensione di struttura narrativa tradizionale, che peraltro aveva frequentato, perché se voi vedete i Vitelloni ha una struttura narrativa assolutamente piana. Poi a un certo punto, prima La dolce vita, poi 8 e mezzo, Giulietta e gli spiriti, e poi a seguire fino a perdersi, perché non è che tutti i film di Fellini sono stati di analoga forza, però in qualsiasi frammento di un film di Fellini c'è una genialità. Lui ha cominciato a andare lungo un suo mondo, a costruire un suo mondo. Il mondo di Fellini è un mondo fatto di donne in un certo modo, di relazioni umane di un certo tipo, di linguaggi di una certa natura, non so. Roma, la scena del Vaticano con i cardinali, con le luci che si accendono e si spengono, ne dico una, la prima che mi viene in mente. Oppure Amarcord con le manine che scendono all'inizio del film e che annunciano l'arrivo della primavera. Cioè, prendetelo da qualsiasi parte, troverete sempre una grandezza poetica in Fellini. Il film di Fellini che io preferisco, per esempio, è un piccolo film che lui girò per la televisione, che si chiamava Prova d'orchestra, e che è il più grande apologo sul tramonto di una civiltà cinematografica che io abbia visto. La storia probabilmente la sapete, è un'orchestra in cui gli orchestrali non si mettono mai d'accordo per suonare insieme. Poi alla fine arriva una gigantesca palla di acciaio che sventra il luogo dove loro stanno provando e, come per magia, l'orchestra comincia a suonare. Per esempio, Fellini era molto debitore ad un'arte, quella circense, che ormai è un'arte che sta scomparendo. Ma non solo in molti suoi film c'è il circo, ma lui ha dedicato un film, I Clowns, al mondo del circo, che è un film pieno di poesia, e il circo è alle origini, per esempio, di un altro dei più grandi, insomma, delle più grandi figure della storia del cinema, che è Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il suo cinema nasce non solo per il film omonimo, ma nasce con una relazione con quella forma di spettacolo che era il circo. Coevo di Fellini era il suo contrario, Antonioni. Antonioni era all'opposto, in Antonioni era difficile trovare, anche se c'è per esempio la sequenza finale di Blow Up con quella partita di tennis immaginaria che, diciamo, ha un carattere analogo, ma Antonioni era a tempi molto dilatati, era silenzi, era dialoghi molto scritti, era costruzione narrativa molto letteraria, tutte cose che in Fellini non c'erano. Fellini era, appunto, era il finale di 8 e mezzo, Fellini, era quella musica, quel suono, quel rumore. Invece Antonioni era più silenzio. Poi c'era Visconti, che era invece proprio letteratura al cinema, era quasi melodramma al cinema, c'era lì tutta la cultura, tutto un filone della cultura italiana che viveva nella grandezza di un regista che ha fatto, adesso non c'è bisogno di ricordare Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli, ma per esempio un grandissimo film come Morte a Venezia, o un altro film sul decomporsi di una civiltà come La caduta degli dèi.
Poi c'era Rossellini. Rossellini era di tutti loro il più realista, diciamo così, cioè quello che aveva un rapporto con la realtà effettuale molto più diretto, fino a coltivare una sua dimensione quasi documentaristica, o fino a fare, come fece con gli Atti degli Apostoli, con la presa di potere da parte di Luigi XIV, fino a fare dei film che avevano l'obiettivo di ricostruire il senso di una storia. Ma ho citato quattro giganti, anzi cinque perché ci aggiungo De Sica. Voi pensate che il cinema italiano del dopoguerra parte così. Per 15 anni, tra il 1945-46 e l'inizio degli anni 60, il cinema italiano schiera queste meraviglie. Oltre a tanto altro, per esempio, un grande regista, secondo me uno dei più grandi, ma misconosciuto perché non di sinistra, perché diciamoci la verità, diciamo, io sono insospettabile nel dire questo, ma insomma anche la sinistra in quegli anni, se non eri proprio del cerchio stretto, ti guardava un po' così, e Pietro Germi non era del cerchio stretto, ma era un grandissimo regista. Era di sinistra, non è che non lo fosse, di quella sinistra lì, cioè non era della sinistra comunista, era un uomo di sinistra, ma di un'altra sinistra, perché ce n'erano più di una in Italia. E però era un gigante, è stato un grandissimo, veramente un grandissimo regista. E poi ce ne sono tanti altri che cominciano negli anni 50 e che poi arriveranno negli anni 60. Prendiamo un filone, appunto, che se volete viene più da Rossellini, ecco, se vogliamo stabilire, che è il filone Franco Rosi e Elio Petri. Franco Rosi, adesso, noi siamo abituati a vedere Ballarò di Martedì, Servizio Pubblico, voi dovete pensare che cos'era la televisione in quegli anni lì. In quegli anni lì c'era il telegiornale, mio padre fece il primo telegiornale e per ragioni, diciamo, tecniche andava in onda registrato il telegiornale. E quindi non è che ci fosse il racconto critico della realtà, no, poi c'era un altro sistema politico, insomma era tutta un'altra stagione. E in quel mondo l'arrivo di Mani sulla città, di Salvatore Giuliano, insomma fu una rivoluzione, una vera rivoluzione. Elio Petri altrettanto, altro autore secondo me non sufficientemente studiato e approfondito, naturalmente figlio anche di quei tempi storici, però Indagine sul cittadino di sopra ogni sospetto, La classe operaia va in paradiso, prima ancora un film stranissimo lui aveva fatto che si chiamava La decima vittima, che era un film quasi fantascientifico girato sulle terrazze dell'Eur, insomma opere di primissimo livello che vorrei ricordare a noi tutti erano al vertice del box office, cioè allora in Italia i film più visti al cinema erano questi film, i blockbuster americani, sì certo che allora erano soprattutto film western o commedie, e adesso appunto parliamo di cinema italiano ma dovremmo dedicarci a parlare di tanto altro, però insomma parliamo di Billy Wilder, di Frank Capra, cioè parliamo di giganti assoluti, però erano dal punto di vista del box office meno competitivi di quanto fossero questi film qua. Va fatto un passo indietro. Il cinema italiano è anche molto cinema di scrittura. Ecco, queste sono due caratteristiche che vanno considerate. Scrittura. Adesso si fa strada sempre di più l'idea che in fondo la sceneggiatura conta poco, ma conta il talento visionario del regista. Per essere chiari, Fellini aveva un talento visionario incredibile, ma le sue sceneggiature erano scritte da persone che si chiamavano Tonino Guerra, Pinelli, insomma erano dei Zapponi, erano dei grandissimi sceneggiatori. E se voi riguardate la storia di quel cinema, Zavattini e poi Sonego, e poi Maccari, e poi arriviamo anche a parlare del resto della commedia all'italiano, Oaggio e Scarpelli, Benvenuti e De Bernardi, Vincenzoni, cioè degli uomini coltissimi che scrivevano cinema. E la seconda cosa è che in Italia l'attore è sempre stato molto importante, perché se prima ho citato alcuni grandi registi coevi, potrei citare una generazione di attori coevi, che sono Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Gian Maria Volontè, e potrei continuare. Se ci pensate, salvo Gian Maria,
tutti gli altri sono attori che hanno attraversato tutti i generi del cinema. Non è facile trovare attori, soprattutto in quel tempo storico, che potessero fare insieme il comico e il drammatico. Prima di lui, Amedeo Nazzari, il comico, faceva fatica a farlo, no? Chi non beve con me, peste lo colga, e via, Matarazzo, eccetera. Gli attori erano classificati, se cercavi un attore comico, era un attore comico. Totò era un attore comico, e Dio solo sa che genio fosse. Anche i film di Totò erano scritti non dal primo che passava. La famosa battuta La serva serve, quella l'ha scritta Ettore Scola, non è che l'ha scritta il primo che passava, che poi erano, insomma, e sono rimasti sempre anche delle persone che sono molto divertite nella vita. Gassman, Mastroianni, Sordi, Manfredi, Tognazzi erano in grado di fare comico e drammatico. Tutti quanti hanno fatto comico e drammatico. Sordi ha fatto i vitelloni. Mastroianni, non ho bisogno di dirlo, posso dire la parte comica, che forse non so, i soliti ignoti, l'audace colpo dei soliti ignoti, fatto da Manfredi, che faceva, come si chiama, Piede Amaro, una cosa del genere. Tognazzi faceva il comico e il drammatico. Gassman poteva fare Shakespeare e poteva fare i mostri, ecco. E quelli erano miti, cioè Mastroianni era un mito, nel mondo era un mito, Gassman è stato un mito nel mondo, gli altri erano forse più, un pochino più italiani, Tognazzi, Manfredi e Sordi, ed era una parte di quella nostra forza cinematografica nel mondo. Poi sono arrivate due cose, una è stata la commedia all'italiana. La commedia all'italiana all'inizio a sinistra fu guardata con un certo fastidio perché la si riteneva un tradimento del neorealismo, cioè il neorealismo aveva insegnato a piangere e indignarsi, a coltivare una coscienza critica anche proprio politica molto forte, i film di Rizzani, De Santis e di tanti altri, di Maselli e di tanti altri. Improvvisamente arrivava un genere che veniva considerato un genere minore, che aveva dei successi clamorosi al botteghino, perché allora si chiamava botteghino e non box office, ed era un genere dilagante, ed era un genere nel quale c'erano molti di quelli che avevano fatto la storia precedente, che in perfetta continuità ritenevano che si potesse arrivare ad un pubblico più largo, quello che andava al cinema e che cominciava ad avere la televisione, ma insomma ci sarebbe voluto un bel po', e che poteva essere conquistato anche ad una coscienza critica, perché anche la commedia all'italiana aveva una sua finalità, diciamo, politico-culturale, attraverso l'uso dello strumento comico. Monicelli, La grande guerra, è una commedia, ma è un apologo contro la guerra potentissimo. Il sorpasso di Norisi, scritto da Scola e Maccari, è un altro film. Il sorpasso è un caso straordinario, perché all'inizio degli anni 60 il sorpasso racconta la fine degli anni 60, cioè ne racconta il divertimento, Castiglioncello, il ballo, Catherine Spack, eccetera, e ne racconta l'esito tragico, quel finale inaspettato di una commedia che arriva, perché la caratteristica della commedia all'italiana era sempre questa, di essere agrodolce, cioè di essere molto divertente e scioccantemente tragica. Se voi ci pensate, gran parte della commedia all'italiana ha questa doppia dimensione, ed erano cose molto colte, cioè Agge e Scarpelli erano due intellettuali di primissimo livello che scrivevano delle battute, riusciranno i nostri eroi di Ettore Scola, che è un fuoco di fila di comicità pura, è scritta insieme a Ettore da quei due signori. Ma prima c'erano stati Marchesi, Metz, e Ettore e gli altri erano cresciuti facendo, così si chiamavano, i negri, cioè quelli che scrivevano senza firmare, dei grandi della sceneggiatura italiana. È raccontato nel film che Scola ha dedicato a Federico Fellini,
il Marco Aurelio, dal quale molti di loro nascevano. Quindi la commedia all'italiana apre un filone che naturalmente avrà anche le sue degenerazioni, perché non è che tutto era a livello di Monicelli, Risi, Scola e tanti altri, però parliamo di un cinema di primissimo livello. Nella storia del cinema italiano la commedia all'italiana ha un ruolo importante. E poi c'è un'altra cosa incredibile che è il fatto che gli italiani improvvisamente diventano i più grandi realizzatori di film western del cinema mondiale. Cioè Howard Hawks, John Ford, sì, però arriva improvvisamente, non si è mai capito perché, venivano girati quasi tutti a Manziana, che non è esattamente il Wyoming, a Manziana venivano girati queste saghe, che erano fantastiche, perché se voi li vedete le punte migliori, parleremo di Sergio Leone, ma non so, Giulio Petroni e tanti altri, ma hanno fatto, Carlo Lizzani ha fatto dei western, erano dei western che avevano sempre un significato. Anche la saga del ritorno di Ringo, fatta da Duccio Tessari con Giuliano Gemma, che lanciò questo personaggio, aveva dentro dei significati, ma se ne sono fatte a decine, forse a centinaia, con cose alte e cose meno alte, ma quelle meno alte oggi Quentin Tarantino le usa per fare i remake. Cioè Django è il remake di un film girato da un artigiano italiano di quegli anni. Noi siamo improvvisamente diventati i più grandi realizzatori di un genere che era per sua definizione americano. Non è che poteva essere fatto in... Sì, ci sono anche dei western giapponesi, però insomma... Ma il western è per sua natura, per spazi, fino al gigante, che è quello che... Perché il primo film che fu per un pugno di dollari, che fu l'inizio di quella saga, per un pugno di dollari... per qualche dollaro in più, il buono, il brutto e il cattivo, c'era una volta il West e giù la testa, che fece quel genio del cinema che era Sergio Leone. Anche lui non sempre è ricordato a sufficienza, ha fatto pochi film, ma se voi li vedete sono ancora oggi dei capolavori assoluti. Sì, certo, forse ora c'è qualche lentezza di troppo per i nostri tempi, no? Però c'era una volta il West, è un capolavoro, come lo è un altro film nel quale gli italiani hanno saputo raccontare l'America meglio degli americani, che c'era una volta in America di Sergio Leone, che è veramente quello, uno dei 20 film più importanti della storia del cinema. Questo siamo noi, questo è stato il cinema. Sì, prima avevamo fatto i peplum, eravamo bravissimi a fare i film di machiste. Io ricordo quando facemmo il primo anno Massenzio a Roma, cioè dentro la Basilica di Massenzio si facevano i film all'aperto e c'erano migliaia di persone, e quelle proiezioni non erano delle proiezioni del tipo di quelle alle quali come modello ho fatto riferimento poco fa, erano delle cose selvagge, il pubblico interloquiva con i personaggi, cioè era... diciamo la prosecuzione del teatro di varietà al cinema. E io mi ricordo una volta che ci fu una maratona dei film del peplum, cioè dei film quelli maciste, Ercole eccetera, e c'era uno di questi film che era, non so, maciste contro Nembo Kid, quelle cose che a un certo punto facevano allora, e c'era maciste che da 20 minuti aveva un serpente qui al collo e si divincolava perché questo pitone lo aveva. A un certo punto la gente faceva il tifo, chi per maciste, chi per il pitone, e a un certo punto si alzò un genio dal fondo della sala, adesso io non so quanto il romanesco venga inteso, ma cerco di tradurlo, si alzò un genio dalla sala, dal fondo della Basilica di Massenzio, che urlò: a maciste, mozzica iena chiappa. Che ora, l'idea di ritrovare, adesso non so se alla normale sia mai stata usata questa espressione, c'è sempre una prima volta per tutto. Però l'idea di ritrovare questa parte anatomica in un serpente, io la trovai una cosa dadaista, diciamo così. Questo fu portato in trionfo, fu una scena indicibile. Ma
adesso vi risparmio questa parte, ma insomma c'è tutta una letteratura su questo tipo di fruizione del cinema che però faceva parte di quel tempo. Quindi eravamo stati bravi a fare anche il cinema, il peplum, però improvvisamente diventiamo questo filone che ancora oggi dura, d'oro, fatto del western italiano. Poi arriva la televisione. Dunque, la televisione al cinema era arrivata nel 1955. Mike Buongiorno fa l'asce raddoppia, nel cinema il giovedì non si faceva programmazione, si metteva un televisore, non uno schermo, un televisore, e la gente andava al cinema per vedere collettivamente l'asce raddoppia. Quello è il primo momento di commistione tra cinema e televisione. Siccome le televisioni erano poche, gli esercenti intelligenti dissero proviamo. L'arrivo della televisione commerciale cambia tutto. Faccio una premessa per quelli più giovani. Fino al 1973, 74, 75, i film in televisione erano il lunedì e il martedì. Il lunedì sul primo canale, il martedì sul secondo canale. Erano per lo più dei film d'epoca, con la quale si è fatta la cultura cinematografica di una parte del paese. Le televisioni si spingeva il canale alzandosi dalla propria sedia e proprio spingendo il bottone, poi arrivò il telecomando. Prima il telecomando e poi la televisione commerciale, non il contrario, perché è il mezzo che fa il messaggio. Il telecomando cambiò completamente non solo il panorama televisivo con l'arrivo della televisione commerciale, ma le forme della fruizione che si fecero rapsodiche, cioè prima non avevi alternativa all'integrale. Cioè, cominciavi a vedere un film, te lo beccavi tutto. L'alternativa era non vederlo. Non è che dici se cambio canale, sì, ne cambiavi uno, ma insomma, sempre lì stavamo. Con l'arrivo del telecomando cambiano le forme di fruizione. Arriva la pubblicità, invadono i film l'offerta televisiva, i film vengono interrotti dalla pubblicità. Io feci una battaglia parlamentare allora, con uno slogan che si chiamava non si spezza una storia, non si interrompe un'emozione, che fu l'unica occasione nella quale Federico Fellini partecipò ad una manifestazione politica, con l'idea non che la pubblicità fosse una manifestazione del demonio, ma con l'idea che si dovesse trovare un equilibrio tra l'interruzione pubblicitaria e la struttura narrativa di un film, perché la costruzione di un'emozione di un film ha un suo arco. Adesso le serie lo prevedono, cioè voi lo vedete, no? Si capisce quando arriva la pubblicità, perché il regista dice dopo 20 minuti c'è lo spazio pubblicitario, narrativamente l'arco emozionale, allora no, tu vedevi cose veramente, film di Fellini interrotti dalla pubblicità erano un delirio, per cui arrivavano i pannolini mentre lui aveva costruito tutta una struttura emozionale, eccetera. E comunque cambia proprio il codice di fruizione e ci si abitua ad un altro modo di vedere cinema. Il cinema comincia a entrare in crisi, in quegli anni vive una crisi molto profonda, chiudono molte sale, con un fenomeno che è continuato nel tempo, e io sono convinto che invece in questo momento sarebbe necessario che le amministrazioni lavorassero per restituire nei centri cittadini sale cinematografiche, perché le multisale vanno benissimo, figurarsi, sono una delle forme moderne di consumo cinematografico, ma le multisale tendono un pochino a uniformare il prodotto, cioè insomma i blockbuster vanno nelle multisale, ma certi film è più difficile che ci vada. Il tessuto delle sale cittadine e dei cinema d'essè, per questo io stasera andrò all'Arsenale, perché mi hanno scritto una lettera molto bella in cui mi hanno raccontato il travaglio di questo cinema, per cui se posso dare una mano ci vado volentieri. Ma queste sale sono presidi di ossigeno per la cultura di un paese, perché o ci sono queste sale o certi film noi non li vediamo più e li vediamo in televisione. E qui c'è una cosa che chiama non il cinema, ma chiama la cultura, deve saper dire a se stesso e ai propri figli. Ho visto un film, è un'affermazione generica, non sufficiente.
Ho visto un film in televisione, è una specificazione, ho visto un film al cinema, è un'altra specificazione. Faccio un esempio. Se mi si chiede qual è il regista cinematografico che considero essenziale, cioè quello senza il quale il cinema non sarebbe quello che è Stanley Kubrick. Stanley Kubrick è stato per il cinema come l'invenzione motore a scoppio. La capacità di Kubrick di sperimentare ogni genere cinematografico, salvo il western, li ha fatti tutti. Ha fatto il film di guerra, ha fatto il film in costume, Spartacus, ha fatto appunto il Dottor Stranamore, Orizzonti di Gloria, Full Metal Jacket come film di guerra, ha fatto il film horror con Shining, ha fatto il film in costume con Barry Lyndon, ha fatto un film sociale con Arancia Meccanica e potrei continuare. Ogni volta che ha fatto un film ha cambiato la storia del cinema. Fesserie, voi vi ricorderete con il sangue diciamo congelato, quel bambino che pedala sul triciclo, sulla macchinina, nei corridoi dell'Overlook Hotel di Shining. Per seguire quel bambino Kubrick utilizzò, tra i primissimi, la Steadicam, cioè una macchina il cui movimento era un movimento naturale, non aveva nulla di meccanico, cioè lo spettatore non percepiva l'alterità della macchina rispetto al movimento del soggetto inquadrato. Facciamo un esempio, 2001 Odissea nello spazio. 2001 Odissea nello spazio è per me come, nella storia del cinema, come, non so, la fenomenologia dello spirito, non so, ecco. Prendete 2001 Odissea nello spazio e portatelo in uno schermo televisivo. Sembra una pubblicità. Guardatelo sul 70 mm, come lo vedemmo noi allora. Guardate la scena del passaggio all'infinito con quei colori psichedelici. Parliamo di un film di fantascienza girato nel 1968 e non c'è nulla nell'immaginario che invecchi più rapidamente della fantascienza. Se voi vedete un film di fantascienza degli anni 50 fa sorridere. Poco lontano agli anni 50 c'è il 1968. Se vedete 2001 Odissea nello spazio oggi al cinema è ancora tecnologicamente un film di assoluta validità. Perché per Kubrick la ricerca tecnologica era parte della struttura narrativa. Però io ho incontrato la moglie di Kubrick dopo che suo marito era morto e gli chiesi, dico signora c'è una leggenda che gira su suo marito, cioè che suo marito voleva sapere, ma è sicuramente una leggenda, l'intensità delle lampade di proiezione delle sale che proiettavano il suo film quando usciva. Lei mi guardò e mi disse, non è una leggenda. Cioè Kubrick voleva sapere di ogni cinema, ovviamente delle situazioni più importanti, l'intensità della lampada di proiezione, perché sapeva che quella stessa immagine con un'intensità aveva un effetto psicologico, con un'altra ne aveva uno minore o opposto. Il cinema va visto al cinema. Il cinema fatto per il cinema, poi le serie televisive si possono vedere benissimo, io sono un appassionato di serie, le vedo se posso tutte e le considero una delle nuove forme di racconto cinematografico in televisione. È inutile che mi metti House of Cards sul grande schermo, non c'è bisogno, ma non mi puoi mettere 2001 Odissea nello spazio nel piccolo schermo, neanche La grande bellezza mi puoi mettere. Voi pensate che oggi non si gira più in pellicola? Sorrentino ha girato La grande bellezza in pellicola e si fa fatica a trovare la pellicola, la Kodak per esempio non ne produce quasi più, tutto è fatto col digitale, va benissimo, anche se per i palati fini l'immagine del digitale non ha la stessa magia dell'immagine della pellicola, ma va bene, purché sia sul grande schermo, purché sia col grande suono. Andare al cinema e vedere un film con il suono cattivo è come darsi una coltellata. Allora noi dobbiamo fare un lavoro per educare alla bellezza del cinema al cinema. È come dire, io ho visto La Gioconda, dice sei stato al Louvre? No, ho visto una riproduzione. Non è La Gioconda, è una riproduzione della Gioconda. Non è 2001 Odissea nello spazio, è una riproduzione di 2001 Odissea nello spazio. Questo lavoro è un lavoro, come posso dire, che andrebbe fatto proprio quasi nelle sedi dove si formano, pedagogicamente si formano
le persone, e cioè nella scuola, soprattutto nella scuola elementare e media, perché altrimenti sul lungo periodo si farà strada o che vederlo alla televisione o al cinema è la stessa cosa, oppure che lo si può vedere al cinema come se si fosse in televisione. Vado verso la conclusione, solo per dire che dopo quella rivoluzione introdotta dall'arrivo così massiccio della televisione, il cinema italiano ha avuto una fase molto difficile, nella quale peraltro sono stati fatti dei capolavori. Ho citato Ettore Scola, ma insomma, C'eravamo tanto amati, La famiglia, Una giornata particolare, sono tutti film che dalla metà degli anni 70 ci accompagnano verso gli anni 80, Ermanno Olmi, prima Gillo Pontecorvo, che fa parte un po' di quella tradizione, diciamo, alla quale ho fatto riferimento prima, di rapporto molto stretto con la realtà, e Valerio Zurlini, Pasolini. Se mi si chiede qual è il film più bello di Pasolini, io non ho dubbi, o meglio, ho dei dubbi, nel senso che a me piacque molto Uccellacci Uccellini, però io penso che il suo film più bello sia il suo ultimo film, Salò, Salò Sad, che io vidi dopo la morte di Pierpaolo, e lo vedemmo per primi, perché noi della FIGC di allora eravamo molto legati a Pasolini, quindi insomma, vedemmo per primi questo film e ne uscimmo ovviamente scioccati. Per me Salò Sad di Pasolini, Le 120 giornate e Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick sono, e Prova d'orchestra di Fellini, sono i tre film più belli sul tema della crisi di civiltà. Civiltà diverse, una, quella di Pasolini, è evidentemente un regime che sta crollando, che però porta insieme anche un crollo di civiltà, quella di Fellini è un apologo che vale diciamo per tutti, e quello di Kubrick è, non per caso Pasolini e Kubrick sono film, sono ultimi film, e quello di Kubrick è il racconto della decomposizione della società attuale. A me è un film che piacque enormemente. Bertolucci, il Bertolucci di Novecento, per me il Bertolucci della Strategia del Ragno, altro piccolo film fatto per la televisione, del Conformista, film meravigliosi. Ci sarebbe da fare, ma adesso non lo facciamo qui, un ragionamento su come il cinema italiano reagì al 68, perché quella per me invece non è una pagina bellissima. Il cinema si fece prendere dall'impasto ideologico del 68 e ne vennero fuori delle opere un po' sconclusionate, salvo alcuni grandi, tipo Bellocchio, che nacque in quella stagione e che arriva fino ad oggi con un cinema di primissimo livello. C'è Gianni Amelio col suo cinema, e poi c'è la nuova generazione, che sono Nanni Moretti, per altro verso Giuseppe Tornatore, Roberto Benigni, e poi fino ad arrivare a Sorrentino e Garrone e a tanti altri giovani registi di primissimo livello che ci sono in Italia in questo momento. In mezzo, prima di arrivare all'ultima cosa che voglio dire, c'è una nuova stagione della commedia italiana. Ora, qui io vi dirò una cosa che vi apparirà blasfema, ma attenzione a non gettare tutto. Anche Totò all'inizio fu considerato una macchietta da spettacolo, e molto del cinema comico di quegli anni veniva guardato con sufficienza radical chic. Una parte anche della commedia italiana degli anni Ottanta bisogna stare attenti a buttarla via. Adesso è un po' prima degli anni Ottanta, ma Febbre da cavallo di Steno è un film che rimarrà. Poi naturalmente, diciamo, ci sono i cultori del genere, spesso i più insospettabili, non so, Giovanni Floris per esempio. Adesso Giovanni Floris e io stesso, sinceramente, ci scambiamo le battute della commedia italiana, anche dei cinepanettoni, se devo essere sincero, perché poi ciascuno ha anche il suo versante dark, diciamo così. Però ci sono molte cose di qualità, e ci sono anche tanti attori che sono venuti fuori. Insomma, Verdone ha fatto della commedia all'inizio, poi è diventato un autore a pieno termine, però ha fatto della commedia di primissimo livello. Ci sono stati degli attori, pensate a Massimo Troisi. Massimo Troisi era un attore meraviglioso, anche lui poteva fare drammatico e comico, e guardate che il grande attore lo vedi in quelli che sanno fare l'una cosa e l'altra, e Massimo Troisi era tra questi.
E ce ne sono tanti, noi abbiamo una scuola di attori di primissimo livello. Adesso non faccio nomi perché qui parliamo di coevi, diciamo così, ma ce n'è veramente tanti. Infine, ed è l'ultima cosa che voglio dire, oggi il cinema italiano può vivere una nuova stagione perché a quel talento che sta scritto nel nostro DNA si unisce probabilmente l'abbattimento di una soglia di irrealizzabilità del proprio talento, e cioè la soglia produttiva. Tra le tante cose che le tecnologie hanno cambiato c'è anche il fatto che un gruppo di ragazzi che abbia idee può fare un film, e può fare un film che poi metterà, e può trovare un suo canale. Nanni Moretti diventò Nanni Moretti grazie al Film Studio, ma se il Film Studio non avesse preso Io sono un autarchico, probabilmente Nanni Moretti l'avrebbe fatto vedere agli amici. Adesso si mette su YouTube, sulla rete, gira, e alla fine, se è buono, qualcosa nascerà. Oggi con una piccola telecamera si può girare qualsiasi cosa. Io ho girato i due film che ho fatto con una macchina fotografica e con la GoPro. La GoPro è una macchinetta grande così, che puoi mettere dappertutto, con la quale puoi fare, io l'ho messa sul drone e si vedono delle cose meravigliose. Il drone è un'altra cosa che, diciamo, se l'avesse Bertolucci, era il maestro dei dolli, se avesse avuto il drone Bertolucci avrebbe fatto delle cose ancora più belle. Quindi la tecnologia oggi consente ai ragazzi, a questa generazione, di montare il proprio film in casa, di non dover utilizzare la pellicola, il montaggio, il doppiaggio, la sincronizzazione. Cioè c'è una facilità di accesso che però, ecco, attenzione, la facilità di accesso alle tecnologie non può essere scambiata per una facilità narrativa. Narrare è difficilissimo. Scrivere i personaggi, scrivere i dialoghi, faticare a trovare le parole giuste, a trovare i legami giusti di una storia, le gag quando fai del cinema comico. Adesso è tutto molto tirato via. Tanto possiamo fare tutto tutti e lo facciamo. Non è così. Possiamo fare tutto tutti e questa è la parte buona. L'altra parte è che però non dobbiamo disperdere quel talento che abbiamo, che è figlio di fatica, di studio e di analisi, perché il cinema italiano del futuro nascerà solo da questa nuova combinazione. Come la pellicola che gli americani portarono quando liberarono l'Italia, e che fu usata da molti dei nostri registi e che fu usata magari risparmiando e tirando la cinghia, oggi si può fare tantissime cose, il problema è che bisogna cercare di farle con la stessa cura, la stessa profondità, la stessa ricchezza culturale che sta scritta nella storia del cinema italiano. Grazie. Molte, molte grazie. Abbiamo, come sempre, tempo e occasione per scambiare qualche battuta con il nostro ospite, quindi darei la parola a voi per le vostre domande, per i vostri commenti, e darei anche un microfono alla signora, se può servire. Eccolo, no, c'era un altro, ecco. Chi rompe il ghiaccio? Cominciamo da qui e poi arriviamo subito. Io una domanda vorrei fare. Ho notato, prestando attenzione, che in tutta la discussione non è stato evocato nessun nome femminile, né dei registi, né di attrici, né nient'altro. E vorrei un commento su questo. T'ha preso, eh? No, ma ha preso perfettamente, ha perfettamente ragione. Avrei dovuto citare, insieme a quegli attori lì ai quali ho fatto riferimento, una generazione di attrici fantastica, per esempio Sofia Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Monica Vitti, attrici tra di loro diverse. Tra le autrici del cinema italiano, che in verità sono molto meno, però Liliana Cavani sicuramente va citata tra le autrici più recenti, Francesca Archibugi, per esempio,
così come va citato per la commedia Paolo Virzì, ma insomma qui entriamo in una dilatazione, però ha perfettamente ragione, con una cosa che in qualche modo può giustificare, che il cinema italiano è stato, al di là delle attrici, dal punto di vista della realizzazione, salvo Suso Cecchi d'Amico, che è stata una sceneggiatrice di primissimo livello, ma insomma le donne anche nel cinema hanno molto faticato a farsi strada, molto. C'è un aspetto della cinematografia che credo abbia tralasciato, è quello dei produttori, che comunque... Produttori? Sì, e comunque molti di quei progetti non potevano essere fatti se non ci fosse stata gente con una certa idea, una certa voglia di lanciare artisti. Lei ha già detto che oggi c'è più facilità, giustamente, nel produrre delle proprie opere, però... vorrei sapere se c'è qualche produttore ancora oggi che comunque ha il coraggio di saper lanciare dei talenti, di saper riconoscere dei talenti, e appunto anche la capacità, il coraggio produttivo di spendere dei soldi per queste persone. Dunque, produttori così ce ne sono. Faccio un esempio concreto. Io ho molto amato un film che è uscito l'anno scorso, fatto da un ragazzo di 35 anni, si chiama Sidney Sibilia, che si chiama Smetto quando voglio. Opera prima, Domenico Procacci della Fandango ha avuto fiducia e gliel'ha fatta fare, è andata molto bene. Il vero problema, secondo me, non è tanto nella produzione, ma è nella distribuzione. Cioè la strozzatura del cinema italiano oggi è nella distribuzione. Perché per un film che non sia prodotto da alcuni, sempre meno, accedere alle sale è molto complicato. Oppure si ha nelle sale delle vite molto grame, molto difficili. E questo è un problema che, diciamo, anche proprio dal punto di vista della libertà intellettuale di questo paese, è un problema molto, molto serio. È vero che c'è un processo di concentrazione mondiale, anche negli Stati Uniti ormai le major sono sempre di meno, sempre più accorpate, unificate, anche con chi fa televisione. Però per la struttura e per la natura del mercato italiano bisognerebbe riuscire a favorire un maggiore accesso anche nel rapporto, cioè l'esercente dovrebbe poter scegliere il film con maggiore libertà di quanto avvenga oggi, perché le imprese di distribuzione tendono un pochino a fare, diciamo, il bello e il cattivo tempo. Per cui produttori così secondo me ci sono, le televisioni dovrebbero finanziare di più il cinema. Io quando ero ministro feci una norma che stabiliva che una certa quantità del bilancio delle televisioni pubbliche e private doveva servire a produrre fiction e cinema italiani ed europei. Questa norma è stata rispettata in quegli anni, poi adesso è stata ampiamente disattesa. Secondo me rafforzare il controllo perché questo avvenga, perché diciamo, un paese può, le televisioni occupano un bene pubblico che è l'etere. Il paese può chiedere in cambio, che ne so, il pluralismo dell'informazione, cioè che ci sia tanto spazio a questo e a quello, ma sinceramente non credo sia quello. Il paese deve chiedere il pluralismo culturale. Il pluralismo culturale c'è solo se tutte le televisioni investono una parte delle loro risorse, non solo per fare i propri programmi o per comprare le serie americane, brasiliane, messicane che impazzano su tutte le televisioni, ma per produrre prodotti italiani. Quando facemmo quella norma partì la fiction italiana che ha dato allora e continua a dare, pensate a Montalbano, Montalbano ormai sono non so quanti anni che va avanti ed è ancora, più repliche fanno e più ascolto fa. La fiction italiana può dare delle cose molto belle, però bisogna investirci. Sì, ha citato Giovanni Floris, con cui ha detto che a volte si scambia delle, anche il suo lato dark, insomma, oppure delle battute. E allora mi sembra, non è che seguo così il
programma, però ho visto che all'inizio, nelle ultime volte, c'erano delle interviste a dei bambini, e mi sembra, perché non ho avuto il tempo di seguirlo, e mi chiedevo se fosse questa copubblicità era nata scambiandosi delle... No, quella è una cosa assolutamente, cioè io ho cominciato a girare il film a giugno, quando Giovanni credo fosse ancora in Rai o non so dove, lui ha cominciato a fare le interviste quando è partita la trasmissione, quindi ma lui non sapeva che io stavo, perché noi ci scambiamo le battute dell'allenatore del pallone, ma non è che ci diciamo i progetti reciproci, quindi lui non sapeva che io stavo facendo il film e io non sapevo lui, quindi è stata proprio una cosa di sintonia narrativa, ecco. Narrativa. E un'altra cosa, però questo riguarda un po' la normale, no? Cioè, e rispetto a quello che diceva Walter Veltroni, che appunto, con cui sono d'accordo, che i film vanno visti al cinema, insomma, no? E c'era uno studente un vostro studente della scuola normale, che io gli dicevo: ma perché non andare al cinema? Perché non andare al cinema? Perché le vediamo all'interno della scuola, no? E allora la domanda era come le guardano, cioè all'interno della scuola, una proiezione su schermo. È tradizione che le domande siano fatte all'ospite in questo caso, quindi passiamo alla prossima domanda. Grazie. Lei ha fatto prima riferimento a un fenomeno che i meno giovani tra noi ricordano, cioè a un certo momento nelle città le sale cinematografiche hanno cominciato a chiudere, ce n'erano sempre di meno, la gente non andava più al cinema. Poi un po' all'improvviso, quasi per miracolo, hanno cominciato a riaprire dopo alcuni anni, appunto. Come si spiega questo fenomeno? C'è stata una reazione? Sono cambiate le forme, appunto, di... Guardi, secondo me si è polarizzata anagraficamente la natura del pubblico, cioè i ragazzi vanno nelle multisale, tendono ad andare in multisale e tendono a vedere il prodotto che le multisale propongono. E questa è una considerazione che naturalmente ha dentro di sé degli aspetti critici. Anche se, anche qui voglio dire, non lo so, ma insomma, per esempio, alcuni grandi prodotti di intrattenimento americano non è che siano inverecondi. Io ho letto recentemente appunto un'intervista pubblicata dalla Terza di Giovanni Grazzini a Fellini, nella quale Grazzini gli chiedeva: quali sono i registi che sono stati più importanti nella tua vita? E lui citava vari, tra i quali Kubrick, eccetera. E poi diceva: però per esempio per me 007 è stato importantissimo. 007 fu accolto come oggi viene accolto, che ne so, il Signore degli Anelli, no? Con quello stesso schifo, perché era un prodotto industriale. Quindi, premesso che appunto bisogna sempre dare dei giudizi capaci di essere obiettivi, però si è polarizzato il pubblico, quindi i ragazzi vanno in multisale e invece quelli che sono abituati al cinema e che hanno un'età un pochino più avanzata hanno voglia di avere il cinema di prossimità, quindi è difficile che una persona di età medio-alta vada in una multisala, deve prendere la macchina, andare lontano, poi è una forma, insomma, ecco. E per questo hanno riaperto molte sale, e quelle sale fanno i film che questa generazione qui di spettatori cerca. Quindi si è fatto un equilibrio che però, insomma, va esteso, anche perché ci sono intere città grandi nelle quali non c'è più un cinema. Buonasera. Lei mi ha un po' spiazzato con questa sua lezione, perché il titolo era Il cinema italiano, Walter Veltroni, e se non ricordo male c'era scritto regista, scrittore, politico. Ecco, a me sembra, ma volevo un suo commento su questo, che lei in realtà non abbia parlato dell'argomento da nessuno di questi tre punti di vista, ma piuttosto, ho l'impressione, da cinefilo.
Ecco, da cinefilo, non so, colto, insomma, informato dei fatti, appunto anche ha avuto un'esperienza di regista e poi il direttore nell'introdurre ha toccato diversi possibili punti di contatto del cinema. Io mi aspettavo, confesso, anche prima della presentazione, che l'argomento venisse trattato da questi punti di vista. Ecco, allora, la domanda che non riesco neanche a formulare troppo bene, ma insomma, come questi tre aspetti della sua personalità o della sua carriera, della sua formazione, della sua vita, hanno influito su questa sua passione per il cinema? Se poi uno va curiosamente a guardare su internet, trova, credo, esattamente le stesse tre parole, ma in ordine inverso: politico, scrittore, regista. Ecco, dobbiamo aggiungere anche cinefilo? Cioè... Ma guardi, forse è la matrice quella, cioè la matrice è l'amore per il cinema. Poi da quello discende il fatto che io abbia, perché io ho scritto dei romanzi, per amore della letteratura anche, ma la struttura narrativa dei miei romanzi è sempre molto cinematografica, tanto che ne hanno fatti dei film molti di questi. Io ho fatto il ministro della cultura, quando vincemmo le elezioni nel 96 Prodi mi chiese che ministero volevo fare, essendo chiaro che avrei fatto il vicepresidente del consiglio, probabilmente si aspettava che io gli dicessi gli esteri, gli interni, l'economia no, perché c'era per fortuna Ciampi. E invece gli dissi la cultura, ma non perché mi volevo occupare di cinema, perché pensavo che fosse la cosa che avrei fatto meglio. Ho fatto il direttore dell'Unità e ho riempito le case degli italiani di DVD, di videocassette con la storia del cinema. Ho fatto il sindaco di Roma e ho fatto la festa del cinema. Quindi diciamo, quello che l'ha spiazzata in fondo però è la verità, cioè l'elemento unificante, non di tutto, perché io poi da politico ovviamente non mi sono occupato solo di cinema, l'elemento unificante di queste cose sul versante cinematografico, per dirle, io, siccome tutti noi abbiamo delle follie, io mi ricordo tutte le sale cinematografiche in cui ho visto tutti i film della mia vita. Se lei mi chiede dove hai visto Shining, cinema Etoile alle 20:15, cioè posso dirle anche gli orari, ma di tutti i film della mia vita, quindi è chiaro che c'è un elemento di follia che nasce da un amore per il cinema, e nasce da un amore che poi diventa, diciamo, il tessuto unificante di queste varie cose. Non abbiamo tempo per fare l'altra conferenza, Flavio, se questo era quello che chiedevi, almeno non in questa occasione. Se siete d'accordo, io proporrei di ringraziare ancora il nostro ospite e poi di continuare la conversazione con lui qui davanti in sala del Gran Priore, dove abbiamo preparato un rinfresco per tutti voi, o meglio, dove la nostra mensa ha preparato un ripresco per tutti voi. Marco Ferreri, che non abbiamo citato, direbbe la grande abbuffata. Grazie.